Presidente Buscetti, torna a nuova vita il lavatoio di Cibali, stavolta il diktat è di non chiuderlo più ma riaprirlo definitivamente a tutto il quartiere. Quella di oggi è una giornata definirei memorabile, grazie ad un supporto da parte del sindaco pugliese e soprattutto della società multiservizi a cui va il mio sentito ringraziamento. A partire da oggi hanno inizio i lavori di rimanutenzione e riqualifica del lavatoio di Cibali, che rappresenta a tutti gli effetti un pezzo di storia della nostra città. L'augurio è che possa essere definitivamente riconsegnato alla cittadinanza ed insieme alla Casba Cefalota e alla pezzi di cultura del quartiere di Cibali possa essere consentito ai cittadini, ai residenti ma anche ai turisti di poter continuare a visualizzare, a visitare il lavatoio anche per il tramite di mostre fotografiche che potranno essere realizzate all'interno del sito culturale che appunto rappresenta lo stesso nome. Oggi è un giorno molto importante per tutta la comunità di Cibali, perché sono iniziati dei lavori attesi da tantissimi anni in un luogo storico, simbolo di questo quartiere, appunto qual è Cibali, cioè il lavatoio. Il lavatoio che ha rappresentato per tanto tempo uno dei luoghi più antichi della nostra città, ricolmo di tanta storia attorno appunto a questo luogo, e che da più di 10 anni non vedeva fatta nessuna opera di manutenzione, di nessun tipo di lavoro per rimettere, diciamo, e ridare decoro a questa struttura. Oggi, grazie a questa amministrazione, ciò si sta facendo, sono iniziati i lavori e devo fare un plauso ai presidenti della terza municipalità e della quarta municipalità, Paolo Ferrara e Dario Buscetti, perché hanno tanto battagliato e hanno fatto tante richieste per far sì che oggi iniziassero questi lavori, e come consiglio comunale io da consigliere non posso che essere vicino a queste iniziative. È un luogo che verrà riconsegnato alla città ed è questo lo spirito che bisogna sempre mettere in primo piano per ridare proprio luoghi alla città, e sarà fruibile, anche visitabile, è un luogo anche utilizzabile a fini turistici, perché è veramente bello, importante e con una storia alle spalle non indifferente. Quindi oggi inizia un percorso su uno dei luoghi più importanti di questo quartiere, che era necessario fare, che sarà bellissimo poi riconsegnare alla città e far sì che tutti ne possano godere, anche con delle mostre, con tutti dei percorsi turistici che si organizzeranno e che in prima linea noi chiederemo con sempre maggiore frequenza.